Amici sportivi amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandito. Quest'oggi siamo a Raw, puntata del 25 novembre del 2002. Qui vediamo l'ingresso di Kane. E quest'oggi Kane affronta un lottatore che all'epoca era veramente in grande ascesa, in rampa di lancio. Vediamo il suo ingresso fra pochissimo. E sentiamo però la musica di Ric Flair, ma non è, diciamo, Ric Flair il suo avversario, anche Lilian Garcia è un po', come dire, intontita, come dire, è confusa da quello che sta vedendo. È grande uomo, tu hai deluso il Nature Boy? Io so. Io so che tu vuoi mettere le mani addosso a Batista. Io ho qualcosa da dirti. Io sono il più grande campione del mondo. Io ho qualcosa da dire. Non c'è nessuno che può fare questa cosa qui. E qui per attenzione Kane non vuole assolutamente sentire le parole di Ric Flair e lo vado ad affrontare faccia a faccia sull'ingresso dello stage. Ma è una trappola, è una bella e propria trappola per Kane, che subisce l'attacco di Batista alle spalle, come se Batista ne avesse bisogno di attaccare alle spalle Kane. Però Batista, come dire, si prende tutti i vantaggi del caso e l'arbitro Jack Dohan dà l'inizio ufficiale del match andando con un high sweep all'angolo e subito Batista va dritto per dritto su Kane, che ovviamente adesso subirà l'iniziativa di Batista, che aveva fatto il suo debutto poco meno di un mese fa in quel di Raw. Ricordiamo che in realtà Batista aveva effettuato il suo debutto nella WWE a SmackDown come diacono del reverendo Devon, poi a ottobre passò a Raw e proprio in questo periodo Batista cominciò a frequentare Ric Flair, che divenne poi il suo mentore e poi colui che lo introdusse nell'Evolution di Triple H. Però qui Kane non vuole assolutamente, come dire, subire le chiacchiere e le cose di Ric Flair e ovviamente va dritto per dritto su Batista all'angolo. E diciamo che a Kane non gli è piaciuto per niente l'azione di Batista alle spalle, e qui Kane afferra Batista e lo schiaccia con una sidewalk slam. E qui attenzione, Kane vuole chiudere il match in pochi istanti, pizzica l'aria, afferra Batista per la gola, tenta la shock slam, ma Batista cerca di evitarla, anzi si libera, ma subisce il big boot da parte di Kane. Big boot da parte di Kane, che va adesso sulla terza corda, punta Batista per la flying crossline colpisce Batista, ma inavvertitamente colpisce anche l'arbitro, che va a KO. E qui Ric Flair tenta l'intervento, ma Kane lo annulla con un big boot. Attenzione, Irish Whip rovesciato da Batista. Attenzione Kane, aia, alza Batista, tenta addirittura la tombstone, no, solamente una power slam da parte di Kane, che adesso tenta lo schienamento, ma non c'è l'arbitro perché è KO, quindi, come dire, non c'è nessuno che può assolutamente comandare l'incontro. Qui Kane cerca di svegliare l'arbitro, ma si becca la sediata di Ric Flair. Ovviamente tutto ciò è illegale perché l'arbitro non ha visto, e quindi Batista, per Batista è assolutamente un gioco da ragazzi andare per la Batista Bomb a segno. E qui c'è lo schieramento e ovviamente c'è il conto di tre vincente. Batista batte Kane. Quindi Batista vince il match grazie anche all'intervento di Ric Flair, ma secondo me
per come era forte Batista ai tempi, secondo me non ce n'è neanche bisogno dell'intervento di Ric Flair, ma come detto Batista si prende l'aiuto di Ric Flair perché sa che Ric Flair può essere importante per lui, per il suo proseguo di carriera della WWE, e così effettivamente è stato, perché grazie a Ric Flair Batista ha avuto tutto il meglio nella WWE. Su queste immagini vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!